Mai sentito un caldo così soffocante. È finita. Questa volta è proprio finita. Lei ha deciso di andarsene. Non la rivedrò più. Benissimo. Io devo dire che negli ultimi tempi non avevo neanche un gran bisogno. Non gliel'ho mai detto per non farla soffrire. Mi ha lasciato lei. Bel colpo. Certo che anche lei lasciarmi con questo caldo. In genere preferisco mi lascino d'inverno. E se ne va così, in una stagione qualsiasi. Torna dalla mamma, dalla sorella, dalla zia, dalla cognata. Ma è possibile che non mi pensi? Ecco, forse. No, no, forse ora mi chiama. Sì, certo, la telepatia. Lo sai che per me sarebbe importante. Ma sì, una telefonata. Sono io, la aspetto, lo guardo, lo fisso il telefono. Niente. Sono qui da quasi 2 ore zitto. Maledizione, hanno imparato anche gli oggetti. Quando li vuoi, niente. Appena sei al cesso, drin. Sì, ma non posso mica passare tutta la giornata al cesso, però, eh. Ma che caldo! Ma lei non sentirà il caldo. E allora perché non fa niente? Lo sa che cosa vorrebbe dire per me in questo momento vedermela arrivare qui, tutta rossa, accaldata? Amore, amore! Certo, la resurrezione, il miracolo! È così che si diventa cattolici. Ti amo più di prima, è colpa mia, è colpa mia! Ma lascia stare, dai. È una storia finita. E basta. Bisogna che me la metto in testa una volta per tutte. Non si torna indietro. Non è mica gioco dell'oca. Magari uno pensa, la riconquisto, no, 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 non si rimonta mai. Va lì con un sacco di discorsi preparati, belli anche, di quelli che fanno colpo. Ma quale colpo? Una volta facevi colpo. Ma cosa parlo a fare con questa faccia da cretino, da perdente? Un pugno ci vorrebbe, pum! Invece di star lì ad inciampare sulle parole, un mare di parole. Un fiume di parole, che poi quella va a casa e dice: ma che ha detto? Pum! Quello sì che se lo porta a casa. Oh, ma che caldo! È colpa mia comunque. Sempre è stata colpa mia. Non l'ho saputa tenere. Non ce la faccio mica io a fare una cosa seria. Riesco sempre a sciupare tutto. All'inizio per le donne sono un genio, eh? Mi attaccano tutte le medaglie sul petto, poi sono una meraviglia di uomo, l'unico. Ma perché duro così poco come meraviglia? Dopo un po' mi strappano le medaglie e mi insultano. Sei un egoista fottuto, che non sai far voler bene a nessuno, né a me, né a tua madre, né ai tuoi figli. Tu non sai neanche che cos'è l'amore, tu sai solo scopare. Magari! Non era mica un complimento, eh. Voleva dire completamente incapace di amare. È che l'amore è una parola strana. Vola troppo. Andrebbe sostituita. Non sarebbe meglio chiamarla la cosa? La renderebbe più concreta. All'inizio lei, io l'amavo. Sì, voglio dire, avere quegli attimi intensissimi che al momento sembra ti lasciano dei segni profondi, importanti. Ma la cosa non è questo, o meglio,
Non è solo questo. La cosa è trasformazione, è percorso, crescita insieme. È un patto di sangue stipulato tra due persone, forse prima ancora dal destino. La cosa è l'amore. No, no, è un'altra qualità dell'amore. Una qualità che non rimpiange gli attimi perché diventa la vita. Non so se avrò mai la fortuna di farlo, questo patto. Forse ci vorrebbe, sì, un uomo. 100 volte ho provato a cambiare, a ricominciare da capo, a reincarnarmi, ma mi sono sempre reincarnato senza di me. Ecco, senza avere avuto una realtà, io passo evanescente tra i sogni di alcune donne che non hanno avuto la possibilità di completarmi. Ci sarà senz'altro il modo di fare la cosa, altrimenti il nostro destino è quello di essere delle scorze di uomini, degli involucri, mai delle persone. Magari dei personaggi affascinanti, simpatici anche, mai persone. Ma se è così, l'amore non sarà mai materia, terra, cosa. Sarà sempre una parola che vola, una farfalla che ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza.